Direttore, questa sera è il concerto della ripartenza. Ripartiamo da San Giorgio sul Legnano. Esattamente, questo è il primo di tre concerti che abbiamo in programma di realizzare qui nel comune di San Giorgio sul Legnano. Questo è interamente dedicato alla musica classica e nel quale potremo apprezzare sia i docenti che gli allievi della scuola. Gli allievi sono vincitori di concorsi nazionali o internazionali che ovviamente studiano presso la nostra struttura. L'emozione di essere qui per la ripartenza? L'emozione è sempre grande, anche perché poi ci siamo lasciati lo scorso settembre con una pausa abbastanza lunga, ma con la voglia di riprenderci il nostro spazio. È nel nostro DNA organizzare concerti e fare musica per la gente che ci apprezza, e quindi ci mancava questo momento e siamo veramente lieti di essere qui questa sera. Era qualche anno che non entravamo di nuovo in questa bellissima location di San Giorgio, conosciutissima Villa Paradicini, ma soprattutto, come hai detto, questa sera è una serata importante. Questa sera, come potete vedere, si riparte di nuovo a stare insieme, vivere insieme, che credo che sia la cosa che tutti noi, mentre ero in fila, ne stavamo proprio parlando, fa che bello ritrovarci di nuovo a festeggiare, ma soprattutto a fare qualcosa insieme. Quindi credo che come San Giorgio, ma come tutta l'Italia, credo anche tutto il mondo, abbia proprio voglia di stare di nuovo insieme, che è una cosa che non ci avevamo mai pensato prima. È una ripartenza finalmente dopo tanto tempo di stop, dove diciamo noi siamo già ripartiti a dire il vero, perché settimana scorsa abbiamo fatto il nostro primo evento in abbinamento con il mercato contadino e abbiamo presentato un po' di eventi diciamo alternativi, e li abbiamo appunto chiamati Oltre il mercato c'è di più. Stasera si riparte con la musica per tre serate in collaborazione con la scuola Niccolò Paganini. Assolutamente, sempre vicino al territorio, per noi è sempre un piacere dar supporto a queste manifestazioni e stasera sarà sicuramente un'ottima ripresa. Perché mi piace la musica classica prima di tutto e perché questo evento l'ho sempre seguito, essendo di San Giorgio sono sempre venuta a questo spettacolo che è molto interessante. Da gioia, soprattutto in questo periodo, quindi credo che sia una scelta obbligata oggi essere qua. Da Varese, questa sera qui a San Giorgio, perché? Il mio amico mi ha invitato a questo grande evento e non vedo l'ora di vedere qualcuno cantare, insomma. Io sono l'allievo di Gesso Zefi, soprano, e io sono venuto principalmente per lei perché l'adoro. Io per due motivi. Il primo perché l'ultima volta che sono stato in questo luogo avevo probabilmente 5-8 anni, che andavo alle elementari qua vicino. E il secondo perché sono anch'io non appassionato, ma mi piace la bella musica, e quindi ho voluto cogliere questa occasione per raggiungere due obiettivi.